Conosco Gigi e quindi insomma il suo pensiero e so perfettamente cosa pensa lui di Diego. Il suo pensiero, insomma, secondo me è stato leggermente stravolto, non era quello il messaggio che voleva dare. Voleva sicuramente dire che in questo momento per la Juventus, per chi prende Di Maria, sicuramente è un qualche cosa che può decisamente migliorare e aiutare una squadra. E lascia stare il termine di paragone, non ci sta ovviamente, ma non ci sta con nessuno, non ci sarà mai con nessuno. Come vedi questo Napoli, il mercato del Napoli, soprattutto tanti addii di cui si parla, no? Napoli che potrebbe perdere diversi pezzi pregiati dalla collezione. Ne ha perso uno di sicuro, che è Lorenzo, però insomma adesso è veramente ancora troppo presto per capire quali saranno poi le scelte finali. Insomma, c'è veramente ancora tanto tempo a disposizione e tutte le squadre comunque sono nella stessa condizione. Tutte le squadre ovviamente dovranno ripartire con quelle che sono le partenze, gli arrivi e via dicendo, dovranno ripartire assolutamente da zero. La classifica dello scorso anno ha espresso insomma determinati valori. Io, come ho detto prima, la discriminante sta nel fatto che mi sembra che per le società di un certo livello ovviamente, la cosa importante non è più vincere lo scudetto, ma entrare in Champions. Questa è una discriminante fortissima, perché quasi come se passasse in secondo piano quello che è l'obiettivo più importante, naturalmente. Però è chiaro che le prime quattro vanno in Champions, ed è anche un discorso economico questo, che permette comunque alla società poi di poter fare determinati investimenti. Ma quindi Napoli lo può vincere anche lo scudetto, insomma, a quello che stai dicendo. E l'augurio che posso fare ovviamente al Napoli di ritornare al successo, perché è un successo che manca insomma dai miei tempi, e quindi quello è sicuramente la speranza. Dopodiché ascolto le parole del presidente, ascolto le parole di Spalletti, e quindi tra questo e ovviamente l'obiettivo finale, insomma, ce ne passa tanto. Però insomma, ce lo possiamo augurare, questo senz'altro. La cosa sicuramente importante, che questa va sottolineata e detta, è che comunque il Napoli sono credo 13 anni che è sempre nelle coppe europee, e questo non è un qualcosa di scontato. Dopodiché è chiaro che c'è un obiettivo importantissimo che immagino vogliano raggiungere. O sì, in De Laurentiis, no, uno sforzo per Koulibaly. Non sono De Laurentiis. Ah beh, lo dici a me, insomma, Kalidou, insomma, è anche affittuario di casa mia. Questa è la notizia.